Buon pomeriggio, che bello, che bello, che bello, che bello. Si conclude qui un inseguimento che è iniziato 3 anni fa, quando Federico Buffa, era sì Federico Buffa, perché lo è dalla nascita, lo è stato come giornalista e telecronista per molti anni, ma non era sicuramente 3 anni or sono, posso usare la parola fenomeno, sì dai, quel fenomeno della televisione che ha iniziato a raccontare lo sport in una maniera diversa. Avevamo iniziato l'inseguimento a Buffa per portarlo a Link, alla prima edizione di Link, un intoppo dell'ultima ora ce l'aveva privato, l'abbiamo inseguito anche lo scorso anno, ci siamo consolati con il suo collega e un amico da una vita, Flavio Tranquillo, assieme a Paolo Condò. Quest'anno ringraziamo i cinesi, li hanno tanto maltrattati prima, ringraziamo i cinesi di Far East Film, perché Federico sarà impegnato nella vicina Udine, e allora siamo riusciti a combinare questo incontro e ad avere qui quello che abbiamo definito lo storyteller per antonomasia in questo momento, cioè il giornalista che ha cominciato a raccontarci lo sport attraverso i suoi personaggi in una maniera completamente diversa. Innanzitutto benvenuto Federico. Grazie parleremo anche un po' di basket, ma non solo. E io vorrei che tu iniziassi proprio dalla metamorfosi che ti ha accompagnato in questi anni, da cuffia e microfono a bordo campo per una decina di finali NBA commentate dal vivo negli Stati Uniti, ai racconti, da ultimo il capolavoro su Ali, con i quali ci accompagni dagli schermi di Sky. Da dove è partita questa idea e come nasce questo format? L'idea dello storyteller? Sì. Dalla più assoluta delle casualità, che sono le uniche certezze che abbiamo. Io non ho mai pensato di fare nulla di simile, né credevo l'avrei fatto. Stavo per andare a insegnare italiano in Giappone a delle donne giapponesi che non capiscono cosa dico io, e io certamente non capisco cosa dicono loro. Avevo un'idea, visto che non ero riuscito a fare la cosa che credevo fosse l'ultima moneta della mia carriera, tra virgolette, professionale, io sognavo di commentare la partita di finale dell'Olimpiade di Londra, perché sapevo, ovviamente quando dico questo dico basket, perché il mio sport è il basket, perché sapevo che sarebbe stata una partita epocale, perché si giocava con le regole FIBA e gli spagnoli erano una squadra dell'NBA, quindi sarebbe venuta fuori la più bella finale di tutti i tempi, e secondo me è venuta fuori la più bella finale di tutti i tempi. Io sognavo di commentare quella e poi andare in Oriente a vivere. Da qui la tua passione anche per il cinema? Sì, sì, assolutamente. E invece non c'è stata possibilità di andare lì, e tornato dal viaggio del 2012, tutte le estati devo andare in Oriente, indietro Paola Ellis, che era una eccellente commentatrice di basket, ma anche che lavora in redazione al basket a Sky, mi disse: senti, abbiamo un sacco di intervalli durante le partite, perché non racconti un paio di storie del passato? Tanto noi rubiamo come banditi su YouTube le immagini, nessuno ci dirà mai niente, la vedranno in quattro. E lei disse: ma sì, volentieri. E ci fu una rubrica che si chiamava L'NBA dei vostri padri, perché era ambientata nel passato, cioè giocatori che non erano in attività. Per me era finita lì, cioè io dico: ok, dai, la facciamo, è divertente. Avevamo uno studio carbonaro, avevamo una camera sola, era proprio una cosa tipo TV privata degli anni 80. Quelli della redazione calcio ne videro un paio e mi chiesero: ma perché non ne vieni a raccontare una per il calcio? Dice: ma io non mi sento in grado di fare una cosa così. Però insistettero e mi detto: ma cosa ti piacerebbe raccontare? L'infanzia di Diego Armando Maradona, perché è ambientata in una Buenos Aires molto particolare degli anni 60, e loro mi dissero: fallo. Lo facciamo alle 10 del mattino, un operatore, non c'era nessuno, non sapevano quelli di Sky, inteso come direttori, che sarebbe andata in produzione. Credo che chi l'ha prodotta glielo abbia detto il giorno stesso, dicendo: beh, la mettiamo così tipo alle 6 del pomeriggio. E poi da lì, non lo so, è stata una slavina sorprendente, ma nulla che io avessi né pensato né voluto. Quindi ricordo male se il primo Federico Buffa racconta era dedicato a Michael Jordan? No, è successivo. Quell'anno lì, che era, siccome sapevo che non avrei più commentato il basket, cioè nel 2000 e
nell'ottobre del 2013 mi dicono che non commenterò più il basket. Non è stata una scelta tua? È una scelta aziendale, diciamo, perché volevano fare altre cose. Ci sei rimasto un po' male? No, soltanto che non è stata una comunicazione semplice, mettiamola così. E allora come ultima cosa chiesi se potevo fare quello, se potevo lasciare un ultimo pensiero. E mi ricordo quando l'abbiamo girata quella scena, stesso studio, sono entrato alle 7 di sera, sono andato dritto, non l'ho mai interrotta, era proprio, e si vedeva che era per me un legato, una cosa che volevo che uscisse. Dopo 75 minuti mi hanno detto basta così, non te lo possiamo tenere 75, però va bene, ciao. Non è andata dritta, non c'è una singola interruzione, cioè come la vedi e come l'ho fatta, dritta. Qui ci sono molti giovani in platea, ma non so quanti di questi sono stati testimoni di quel passaggio, di quella meteora Michael Jordan nel nostro vecchissimo parasport di Cabra, con quel tabellone in cristallo che va in frantumi e che tu hai puntualmente raccontato in quel Buffa racconta Jordan. Sì, perché se devo scegliere una città di basket, pur essendo io cresciuto a Milano, che è una città di basket almeno a livello numerico, non ne trovo un'altra in Italia che valga questa, dove veramente il basket... Non a caso la Milano cestistica nasce da una costola triestina. Non a caso, e poi proprio la storia, il posizionamento a metà tra l'alternativa al basket dell'Occidente, cioè il basket del mondo slavo, in una città che non è una città, è un luogo. Non sono sorpreso che abbia avuto così tanto amore il basket per Trieste, ricambiato. E mi sembrava, siccome il passaggio di Jordan era stato veramente meteorico e lo avevo conosciuto all'aeroporto di Malpensa perché dovevo fare l'interprete, e mi è piaciuto ricordare quel momento perché è comunque di una spettacolarità sorprendente, perché oggi con i ferri sganciabili non sarebbe successo, ma allora non andava così e probabilmente nessuno aveva schiacciato con quella veemenza negli anni precedenti su quel tabellone. Per chiudere il capitolo, diciamo che quel tabellone in frantumi poi ci privò del vero Jordan, che quando dopo un'ora si riparò, si sostituì il tabellone e poi non andò più a schiacciare con quella, con quella foga che adesso vediamo anche con i nostri giocatori. Senti Federico, ci puoi raccontare, visto che ci sono anche molti giornalisti e questo è un panel anche formativo per giovani, meno giovani, ma io vorrei anche, anzi io vorrei che facessimo, dessimo anche un piccolissimo applauso, vedete quella prima fila lì, è la nostra redazione giovanissima di Link che sta lavorando e che realizzerà quotidianamente un TG Link, il secondo anno consecutivo che sono protagonisti, perché loro da grandi lo sono già abbastanza, ma vorrebbero fare i giornalisti. Chiudo la parentesi, vogliamo raccontare come nasce una puntata di Federico Buffa racconta, che è particolarmente articolata, che poggia ovviamente su una grandissima ricerca di archivio, ma che poi ha anche delle riprese in esterno, anche in altri continenti, in altre nazioni, molto impegnativa. Dal mio punto di vista bisogna dividere fino a Mohamed Ali e dopo Mohamed Ali. Fino a Mohamed Ali è un'improvvisazione mia davanti a una camera fatta in un luogo sulla base di quello che io ricordo e che scrivo per me con piccole note. Quando però sono arrivato davanti alla più impegnativa prova da questo punto di vista della mia, se vogliamo chiamarla, carriera, ho dovuto cambiare completamente l'atteggiamento, prima di tutto per la produzione. Dovevo dire a loro esattamente cosa avrei detto, quando l'avrei detto e come l'avrei detto. Secondo, stiamo parlando del più grande atleta di tutti i tempi, un uomo che è stato in mezzo al mondo per 40 anni, e nessuno è stato in mezzo al mondo per 40 anni, quindi vuol dire leggere 12 libri, vedere 3 film e vedere almeno 40 pezzi televisivi americani degli anni 70 che si possono trovare su YouTube adesso, quindi fai un lavoro molto grande, da cui trai qualcosa tipo 500 referenze, ne tieni 150, la produzione te ne toglie 30-40, quindi realmente hai fatto un lavoro che è un quinto di quello che avresti preparato e quindi non poteva essere strutturato come le altre. Ma se ne prendi invece una del passato è come con Michael Jordan, cioè un microfono, una location, una storia e quello che
mi passa per la testa in quel momento, cercando di seguire una logica che mi ero preparata prima. Noi ti abbiamo apprezzato anche in materia calcistica, dove abbiamo notato la tua preparazione nel suggestivo studio di Copacabana nel corso dei mondiali in Brasile. Per uno che viene dal legno del parquet di un palazzetto, arrivare allo sport planetario per antonomasia, il calcio, riesce comunque a trovare gli stessi stimoli, le stesse curiosità e a trasferirli con la stessa competenza anche nel pubblico calciofilo, che sappiamo essere un mondo a parte rispetto allo sport? Si può fare soltanto al campionato del mondo, secondo me, perché al campionato del mondo puoi raccontare il ruolo delle donne iraniane nel football persiano. Cioè, no, questa detta così sembra una roba che ha poco senso, ma il governo iraniano, dopo la qualificazione al mondiale ottenuta a Melbourne dalla selezione iraniana contro l'Australia, tenne la squadra 3 giorni a Melbourne perché non erano in grado di controllare le donne che avevano cominciato a festeggiare questo storico passaggio al campionato mondiale in un modo che era completamente fuori controllo per gli standard governativi, ma non volevano fermare una festa di popolo, perché questa è una cosa che qualsiasi dittatura non fa se è su una linea sportiva, anzi incrementa il nazionalismo, l'orgoglio, sì, però non avevano previsto queste autentiche baccanti che ballavano sulle auto, cosa che una donna persiana non può fare in pubblico, ma in un'occasione di quel genere era diverso. Quindi ci hanno messo 3 giorni a farli tornare indietro, li hanno parcheggiati a Melbourne per gestire il ritorno. Ecco, durante il mondiale di calcio puoi provare a raccontare una cosa di questo genere, perché fra 15 minuti vedete la nazionale iraniana, ma se non lo fai in quel contesto lì è fuori luogo e anche probabilmente poco interessante. E invece lì poteva essere ascoltabile. A me piacciono queste storie, cioè le storie degli uomini attraverso lo sport. Quando ritorni nei confini nazionali e ti riduci al campanilismo di un campionato nazionale, che sia di Serie A o di Serie B, tutto diventa più sterile, meno poetico, più scontato. Non so se sia più sterile, dal mio punto di vista è meno ispirante, cioè lo trovo più vicino a quello che ho sempre frequentato, cose di questo genere. E in più io ho ancora un'attrazione fatale per quella sorta di ingenuità, naivete che si incontra nel football più lontano. Vi assicuro che però assistere allo stadio Azadi, che in farsi vuol dire libertà, che fu costruito dall'ex Shah di Persia Reza Pahlavi, al derby della città, che è Esteghlal Persepolis, è un'esperienza calcistica fuorviante, non hai idea. Raccontaci di che... perché. No, beh, sono 100.000 spettatori di 2 squadre che vengono come se fossero delle squadre degli anni 30 a Milano, cioè la squadra operaia, il Milan, la squadra della buona borghesia, l'Inter. All'epoca era veramente così, oggi assolutamente no, ma all'epoca sì. Cioè entrano dentro 2 modi di stare al mondo a Teheran opposti. Ci sono quelli più legati al bazar e quelli decisamente meno legati al bazar. Infatti lo Shah teneva una squadra e la seconda delle sue mogli teneva l'altra. È veramente una rivalità di altro luogo, vissuta in una maniera spasmodica. Io raramente ho visto uno stadio tremare come l'Azadi, e come dicono loro, no, non trema solo lo stadio, quando si gioca il derby trema tutta l'Asia, e te lo dicono con l'orgoglio dei persiani, che sono degli ariani in un contesto non ariano. Senti, ti piace come viene raccontato lo sport in televisione nel nostro paese? Capisco che il pianeta... Questa è una domanda che ha già dentro una risposta da parte tua? No, tento di non far domande con risposte incorporate, tenterei, vorrei sentire cosa... perché è legato a un'altra domanda, come potrebbe essere raccontato lo sport in televisione, facendo sì che si colga dello sport le cose più belle? L'impressione mia, sì, qui c'è una risposta incorporata, è che dello sport, e soprattutto in uno sport come il calcio, purtroppo alla fin fine resta solamente quello che vorremmo allontanare dagli stadi: la violenza, l'offesa, il tifo esasperato, l'insulto. Però questo argomento vale come in tutti gli altri argomenti di questo giorno. Non so, sentivo mentre venivo in auto alla radio dire che
la nostra, le democrazie europee devono essere più forti del terrore che sta cominciando a dilagare in Europa, soprattutto in Francia in questo momento, però non necessariamente. Io penso che non sia giusto rassegnarsi a questa idea dello sport. Io conto sul fatto che prima o poi i bambini torneranno a vedere le partite di calcio negli stadi. Per esempio questa idea di tenere aperto il campionato nel periodo natalizio, cosa che la Premier League fa da sempre, perché la Premier League è strutturata dal punto di vista del business, favorisce proprio le famiglie, come l'NBA o come l'NFL, ovvero sia è il periodo in cui i bambini, che sono i tuoi clienti domani, di sicuro chiedono ai loro genitori di andare a vedere la partita. Perché non si può pensare che i bambini possano tornare a vedere le partite di calcio in Italia? Io non mi rassegno a questo. Io credo che quando gli stadi italiani non saranno necessariamente quelli degli anni 30 e 40, che ci sono ancora, perché la maggior parte degli stadi italiani sono stati costruiti negli anni 30 e 40, compresa la Serie A attuale, io mi auguro che ci sia la possibilità di rivedere lo sport in un altro modo, che inizi ovviamente dagli infanti, e io mi auguro che prima o poi lo sport torni nelle scuole, perché l'educazione sportiva si fa insieme alle altre educazioni, sennò poi dopo fai più fatica ad assorbire quello che lo sport ha come valore sociale. A noi lo sport come valore sociale è interessato piuttosto poco nella storia recente del nostro paese. Io credo che invece un'educazione scolastica sia fondamentale. Ma completiamo la risposta, visto che siamo al Festival del Buon Giornalismo e non a caso, permettimelo, abbiamo invitato i giornalisti che piacciono a noi, ma non perché simpatizzanti, i giornalisti che secondo noi interpretano la professione nella maniera migliore, e tu per quanto riguarda lo sport sei un esempio. Completa la risposta, cosa può fare l'addetto ai lavori, il giornalista, il telecronista, il conduttore di talk sportivi, il columnist della Gazzetta dello Sport, per far sì che non ci sia uno sport raccontato e vissuto solamente come un eterno scontro fra due tifoserie? Sbaglio che hai fatto o non hai fatto questo mestiere in una vita precedente? Per questo mi sono pentito di certe cose che ho fatto. Tipo? Tipo quella di fare il giornalista tifoso, che è giusto in una piccola realtà, in una città, ma non è giusto nel messaggio che trasferisci poi a chi ti segue da casa. Questo è sacrosanto, però se l'hai fatto ci sarà un motivo. Hai avuto un direttore, un caporedattore che chiedeva che si vendessero giornali nella città, e quindi dovevi sostenere e diventare anche tifoso, che in parte ci può stare. Umberto Eco, disciplina arte, musica, spettacolo. All'Università Bologna lui iniziava sempre ogni esame con si faccia una domanda e si dia una risposta. E lo studente se la preparava, però poi a seconda della domanda e della risposta arrivava la seconda di Umberto Eco. Ti ricordo che l'intervistatore sono io, adesso non prendo. No, ma per dirti, certe, ti sei risposto da solo, cioè è evidente, si devono vendere più giornali, si devono far vedere le cose a più persone, e l'idea è diamo in pasto la prima ricezione, diamo in pasto il primo assorbimento, diamo in pasto una cosa che certamente avrà fruizione. E se questa è, come hai detto tu, fare giornalista tifoso di cui ti penti, però in quel momento il tuo direttore è più importante di te e ti chiede questo, e se ti chiede questo tu lo fai, oppure prenditene e vai. Non è che tutti abbiano il privilegio come il sottoscritto di non dover parlare di eventi agonistici e di poter fare viaggi nel passato. Io posso raccontare parabole di grandi sportivi morti, non c'è nessuna rilevanza diretta con l'attualità. Se dovessi parlare invece, non so, di una partita di domenica scorsa, devi adeguarti con quelli che vogliono da te qualche cosa che si fruisca subito. È troppo semplice per poter parlare di Ferenc Puskas e dell'Ungheria degli anni 50, e che cosa ti cambia? Puoi tratteggiarla, parlami della partita contro la nazionale ungherese, cambia, è tutto diverso. Senti, questa è una domanda facile. Ti divertivi di più con microfono e cuffia a bordo parquet o ti diverti di più nel confezionare un Federico Buffa racconta? Come una finale NBA non c'è niente. Come una finale NBA non c'è niente. Finale NBA è accorgerti veramente che, per quanto eccezionale possa essere, non so, la Premier League o la Liga, le due principali leghe calcistiche del mondo, non ci sono tutti i migliori giocatori. L'NBA ha questo privilegio, è, per essere un campionato, come direbbero noi, di club, l'unico campionato al mondo dove tutti i migliori giocatori del mondo, che vengono letteralmente da tutto il mondo, ci sono, e questo la rende
un luogo dove quando giocano per davvero, perché i giocatori NBA giocano con le marce e non potrebbe essere diversamente, tra pre-season, regular season e playoff, se ci vanno giocano più di 100 partite, è vero che li fanno vivere in un modo che non ha eguali nello sport. C'è una squadra NBA che è costituita da atleti tra l'1,85 e i 2,20 metri, viaggia in un aereo che è come un Boeing 747 che è stato integralmente sventrato e vengono costruite delle stanze da letto sostanzialmente per atleti di quelle dimensioni, e quindi viaggiano in aereo perché la mattina dopo arrivano, dopo aver giocato la partita nella notte precedente, e devono aver cercato di recuperare. Ogni atleta ha in mano un dispositivo dove già gli sono state pubblicate tutte le immagini che deve vedere la partita del giorno dopo. Non è detto che le guardi, ma se vuole lo può fare. E quando entrate su quell'aereo c'è un buffet che è orizzontale rispetto all'aereo, che potrebbe sfamare, credo, buona parte di un quartiere di Trieste. C'è una quantità di cibo del tutto insensata, e vivono in un mondo che non esiste, perché devono semplicemente dare una borsa quando arrivano, e poi da lì in poi vengono presi sotto l'aereo, vengono portati all'hotel, check-in è già stato fatto, se vogliono possono cambiare il nome. Cioè negli Stati Uniti non sei tenuto a registrarti col tuo nome vero, puoi registrarti con un nome, non devi dare un documento. Quindi per esempio come si vede nel film con Hugh Grant e Julia Roberts, lei si è registrata come Fred Flintstones in quel film lì a Londra. Alla stessa stregua Shaquille O'Neal si registrava come John Mandingo. Chiaro, se tu lo sai e chiami l'albergo e questo dice mi passa John Mandingo, te lo passano e c'hai Shaq, però non è così semplice. Tu provavi con dei nomi, volendo ci puoi uscire. Cioè loro hanno una visione del mondo completamente diversa e non devono pensare, in compenso non hanno ritiro. Quindi se sono in città non devono fare nient'altro che presentarsi al pullman che li porta dall'albergo al palazzo, ce ne sono due, e se vogliono vengono in taxi. Non hanno nessun vincolo, non vengono controllati nulla. È l'esasperazione del professionismo. Esatto, però tu sei giudicato proprio per questo. Preciso che l'Alma viaggia in pullman e basta. Sedili abbastanza comodi, ma... e non abbiamo nessun mandingo che si registra. E questo è il bello, però quando avviene un giocatore che è stato nell'NBA, che quindi anche se è stato magari un giocatore marginale ha viaggiato qualche volta così, e nonostante tu possa dire ma come farà, invece no, tornare a un ambiente simile alla sua università, soprattutto magari se è un'università del sud che non era particolarmente ricca, ti fa risentire olfattivamente qualcosa di buono. Meno male che dovevamo parlare poco di basket. Hai risposto alla prima parte della domanda, come una finale NBA non c'è nulla, però io credo che il piacere che hai provato nella seconda parte di costruire romanzi attorno ai miti dello sport sia altrettanto sì, gratificante. E non solo questo, è molto più che gratificante, prima di tutto perché questa iniziativa di Sky è stata basata su un'espressione molto convincente a mio modo di vedere dell'amministratore delegato di Sky, che si chiama Andrea Zappia. Ogni tanto anche una televisione predicata su un ritmo visivo di questo tipo ha la necessità di abbassare il ritmo cardiaco di almeno un battito, cioè prendere un tempo più lungo, raccontare una storia più lunga, prendersi mentre la racconti anche un tempo teatrale lungo, ovvero sia che una parola sia non a un volume alto e fruita in un istante, ma che una parola possa avere tante sillabe. Credo che cambi anche la percezione di quello che vedi, anche se realmente il motivo per cui queste storie sembrano molto innovative non credo che sia per come sono raccontate, ma per come Sky ha deciso di confezionarle. Non ha lasciato il racconto per il racconto, ma lo ha confezionato, lo ha prima smontato e poi rimontato, il che dà una percezione di quello che senti leggermente, anzi non solo leggermente, diversa. Lasciamo per un attimo i racconti di Federico Buffa su Sky, li riprenderemo dopo. Noi quest'inverno ti abbiamo applaudito per due serate al Politeama Rossetti, ne abbiamo già parlato in un incontro che ho avuto la fortuna di avere con Federico al Palazzo dello Sport, appunto in occasione della sua puntata triestina. Le Olimpiadi di Berlino teatrali, lo ripeto ancora una volta, gliel'ho detto dopo la prima sera, 1200-1300 spettatori a Rossetti, la stragrande maggioranza giovanissimi,
non c'erano intervalli di sorta, per 2 ore e un quarto non sentivi volare una mosca in un quasi monologo, perché c'erano anche dei collaboratori, un intermezzo musicale eccezionale nel racconto di Federico. Il teatro, l'impressione che ho avuto è che ti piaccia forse ancora di più della televisione. Hai qualcos'altro in cantiere? Molto di più. Spiegaci perché e dici se stai già lavorando a qualcosa. Molto di più, perché la televisione è un medium freddo, gelido, algido. In realtà quello che tu stai facendo, hai una camera o più camere. Quindi è quasi più divertente oggi qui. Beh, è sempre più divertente se gli esseri che ci sono respirano insieme a te. Di fatto televisione vuol dire una camera con una lucina rossa accesa, poi ce ne sono altre due che tu magari non senti ma non vedi, e una serie di tecnici che si muovono davanti parlando sull'inquadratura, e tu non hai nulla, e in più magari sei a 3/4 della cosa che stai dicendo, passa un aereo e il fonico fa no, rifacciamo, e io chiedo sempre di rifarla tutta perché non mi ricordo che cosa ho detto e quindi potrei dirla più volte. A questo punto si ritorna indietro e la si rifà tutta, e se l'aereo ripassa la rifai un'altra volta e un'altra volta ancora. Quindi siamo arrivati al paradosso: io dovevo girare una scena per Mohamed Ali a Roma, perché ero a Roma con lo spettacolo, perché lui ha partecipato alle Olimpiadi del 1960 vincendo la medaglia d'oro nei medio massimi. Per girare 2 scene che poi sono diventate 1 minuto e mezzo di narrazione, mi sono presentato sul set e mi hanno lasciato andare alle 7:30, 5 ore dopo. Avrei potuto fare 2 volte lo spettacolo. Perché è così, è fredda, è ripetitiva, è alla ricerca del particolare perfetto. E quindi è un po'... Mentre una platea teatrale... Mentre una platea teatrale è con te. Quando sbagli, e sbagli, se ne accorgono loro, te ne accorgi tu. Quando... ottieni un'attenzione, è un'attenzione che senti. Adesso, per esempio, ieri sera ho fatto la prova, la prima, di uno spettacolo di una sera sola che farò in maggio a Salso Maggiore, e poi con il regista, il musicista e un attore siamo usciti per andare a mangiare una cosa al ristorante del fratello di Gene Gnocchi, che fa dei tortelli leggendari, e non casualmente tutti e 3 questi professionisti veri del mondo teatrale hanno definito il Rossetti il miglior pubblico d'Italia. Hanno detto: Rossetti è un teatro ricco, il che gli dà un grande vantaggio, sceglie veramente chi vuole far venire perché se lo può permettere. Secondo, è la platea più orizzontale, nel senso che ha più persone di... Questa la rilanciamo subito su Twitter, Trieste, brava, il teatro, miglior teatro d'Italia, la nostra redazione... No, miglior pubblico d'Italia. Miglior pubblico d'Italia, sì. E io effettivamente non potevo che fare così con la testa, cioè io credo che quello spettacolo di cui parlavi sia un spettacolo difficile, il pubblico se l'è gestito, cioè... Se l'è bevuto, se l'è divorato. Non lo so, però... sinceramente è stata una sensazione bellissima, e mi ricordo il camerino alla fine con gli altri dicendo: ma questi qua, ma chi aveva mai avuto un pubblico così? Ti può capitare un pubblico tipo Bologna, erano 1200 ma erano 900 giovani, lì lo stai facendo per i tuoi, allora il pubblico si diverte a delle cose che magari non fuori copione. Ma questo pubblico qua non era necessariamente quello, era un pubblico di teatro con una passione teatrale, un'attenzione teatrale, una meticolosità mentale teatrale. E lì io mi ricordo che in camerino noi non ci credevamo. Tu sei molto restio ad anticipare le cose che fai. A Trieste non uscì, anche se l'avevamo intuito, non uscì il nome di Ali che stavi montando, però dopo il successo delle Olimpiadi di Berlino, raccontate al tuo modo, c'è già qualche progetto per il futuro? Sì, io... quello che hai provato. Quello che ho provato è uno spettacolo che si chiama Il rigore che non c'era. Ed è, tanto per cambiare, come nello spettacolo delle Olimpiadi 36, sono un morto che non lo sa. Cioè, anche qui sto andando in un luogo dove credo di essere vivo, ma non lo sono. E nel corso dello spettacolo mi accorgo che da quella stanza non potrò mai più uscire. E io ho una serie di improvvisazioni su argomenti completamente non collegati tra di loro. Passo da Sendero Luminoso, l'ultima rivoluzione del Sud America, una delle più cruente mai occorse, cioè la storia di come
nella mattina del primo gennaio, un giorno a Lima, gli abitanti si svegliano e nell'altro emisfero, quindi c'è tanta luce il primo gennaio, e trovano migliaia di cani neri squarciati, appesi come se fossero impiccati ai pali della luce, e quelli che non erano neri erano dipinti di nero. Il leader di Sendero Luminoso, cresciuto dai gesuiti ad Arequipa, lancia questo segno insieme ai suoi uomini al governo di Lima: adesso dovete tenere presente anche noi. E da lì nasce una delle guerre civili più cruente, terrificante. Se c'è una peruviana nello spazio di, non so, un chilometro, e quella peruviana è stata in Perù in quel periodo, alla parola Sendero Luminoso si incupisce, si intristisce e comincia a dire: sono stati giorni piuttosto duri. Voleva dire che a Lima c'era un'esplosione in un luogo pubblico al giorno, e chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Il Fujimori, che ha sconfitto Sendero Luminoso, è stato considerato un criminale. Sua figlia ha corso per la presidenza del Perù recentemente. È una roba fortissima. Però parlo anche, non so, dell'infanzia di Messi vista attraverso il suo rivale. Il Milan portò in Italia il nuovo Maradona, che tra l'altro credo abbia giocato anche a Trieste, di nome De Pretis, ragazzino di 12 anni, compagno di squadra di Leo Messi al Newell's Old Boys, perché nell'Argentina in default del 2000 le famiglie argentine speravano di avere un bambino che potesse diventare un calciatore in Europa, quindi non aveva nessun problema. A 12 anni, sì sì, viene in Italia e viene tutta la famiglia con lui. Il Milan prese De Pretis perché l'iniziativa che aveva avuto il suo scout argentino, e questo è il nuovo Maradona. Il papà di Messi, che era preoccupatissimo per questo figlio, con delle componenti, che era sotto mutua argentina perché aveva avuto dei principi autistici da bambino, dice: ma si può fare la stessa cosa anche per il mio bambino, perché è forte quanto De Pretis, se ve lo garantisco io. E ingaggia due persone che gli trovano il contatto con l'agente principale del Barcellona, e il Barcellona dice: vabbè, vediamolo sto bambino. E sì, ma è alto 1,42, è molto minuto ed è piuttosto schivo. Allora questi due inventano un video dove lui deve palleggiare con un'arancia. Allora gli lasciano l'arancia lì e gli dicono: torniamo a fare una settimana, palleggia 150 volte. Leo, che parlava una volta in 4 giorni, dice: va bene. Quando torna la settimana dopo, volendo sta lì tutta la sera, poteva palleggiare anche 700, 800, 900, quel video diventa un VHS, come all'epoca, che arriva sulla scrivania del direttore generale Blaugrana, che dice: portatemelo. E dai, non è più tornato indietro. Un esempio, beh, merita un applauso. E soprattutto Federico, ci comincia già a incuriosire questo spettacolo. Ci hai fatto due esempi, ma sì, quante di queste pillole saranno contenute? Ma no? Il regista ha detto: noi creiamo degli spazi per una cosa. Per esempio, mi diverto a raccontare perché Manhattan si chiama Manhattan, che non è il nome originario dell'isola. È il nome che gli inglesi hanno dato al nome che gli avevano dato gli olandesi, che era Manhattan, che ovviamente risaliva alla lingua algonchina originaria. Ma come ci sono arrivati è una di quelle storie sorprendenti, calcolando che è un luogo che si sa più o meno tutti dov'è e che importanza ha. Cioè, delle storie un pochino, cioè dai cani impiccati di Lima a Manhattan, a Messi, alla spiegazione di Strange Fruit, il più toccante pezzo di Billie Holiday, che è una cantante nera struggente, che è stato scritto da un ebreo newyorkese che si immaginò che cosa potesse essere per un afroamericano vedere questi cadaveri di neri linciati che scendevano dai rami degli alberi, e immaginò che quegli esseri fossero degli strani, mostruosi frutti, ecco la traduzione di Strange Fruit, e le scrisse questo pezzo che è interpretato da lei. La prima volta che l'ho sentito, io non credevo che si potesse mettere in parole e in musica una cosa del genere. Lo vediamo l'anno prossimo? Io non so, questo è come dissi nell'occasione delle Olimpiadi di Berlino, ma secondo me le Olimpiadi di Berlino fa 3 repliche al Teatro Menotti di Milano, che l'aveva prodotto, poi grazie, è stato un onore, beh, ne ha fatte altri 122. Questa qua dovrebbe fare solo questa, a Salso Maggiore. Poi non lo so neanche come verrà, però comunque poterci star dentro, stare su un palco con un regista, un musicista, un buonissimo attore, e imparare da loro cosa devi fare,
è inebriante. Era un po' come quando Flavio mi raccontava delle cose, e Flavio te le racconta in un modo particolare. Flavio veramente è un parliamo uomo, di Flavio tranquillo. Flavio tranquillo, scusate, assumevo che siccome era stato qua l'anno scorso. Flavio è un uomo molto particolare, ma può essere di una generosità incredibile, e nella mia visione del mondo lui faceva cadere delle monete intenzionalmente e mi dava il permesso di raccoglierle, e io portavo via delle cose che lui faceva, pensava, immaginava e che lui aveva voglia di condividere. E questo è come con, sul palco con un buon regista, un buon attore, cioè loro anziché opporre la loro superiorità ti dicono dai che ti portiamo lì. Senti, abbiamo parlato di Ali, faccio un piccolo spot interno perché questa sera chiudiamo con il documentario che Emanuela Audisio, una collega che immagino tu stimi e conosci, ha realizzato proprio, e avremo anche Paolo Vidoz, che è forse l'ultimo dei nostri pugili corregionali che ha conquistato traguardi importanti, quindi per gli appassionati di pugilato l'ultimo panel di questa sera sarà dedicato alla box. E in questo caso, permettimi, visto che siamo freschissimi, sono 50 anni che un altro pugile di nome Nino Benvenuti fece letteralmente impazzire questa città vincendo al Madison il primo dei suoi match con Griffith. E poi ritaglio questo ricordo personale, ritornò in una Trieste, in questo Corso Italia che sembrava la quinta strada di New York, in una macchina scoperta e con decine di migliaia di persone e di ragazzini, tra i quali c'era il sottoscritto che correva dietro alla macchina con i libri ancora sotto braccio usciti di scuola. È incredibile. Hai mai pensato di ricordare anche le gesta di un ragazzo arrivato dalla vicina isola d'Istria, figlio di pescatori, eccetera, che conquistò forse per primo il tempio del Madison Square Garden di New York. Come italiano, beh, è curioso perché Muhammad Ali, ancora Cassius Clay, no, anzi Muhammad Ali, come Muhammad Ali lo chiude il vecchio Madison Square Garden con l'ultimo match e praticamente Nino lo riapre con quello contro Griffin, è incredibile, è un bellissimo link tra le due storie. A me piacciono le storie degli uomini, lo sport secondo me quale sia è abbastanza secondario, mi piacciono le storie degli uomini e tutta questa serie di istriani. L'altro giorno ero con il nipote di Ottavio Missoni, che si chiama Ottavio anche lui, che parlava del nonno e chiaramente lui non ha la cultura di chi è cresciuto qua, perché comunque lui è cresciuto nel Varesino, nel Varesotto, però tutta questa serie di personaggi... Sono i dalmato ancora più che istriani. È dalmato addirittura. Sì, sì. Ho visto che è uscito un libro di Oscar Lereni su Rubini. Guarda, se devo dirti una cosa proprio di cuore, la cosa che mi è dispiaciuta quando ho avuto la possibilità di raccontare la storia, che non avrei raccontato perché è un contemporaneo e poi un giocatore che ho visto tante volte, di Paolo Maldini, e che lui la parte triestina non l'ha vissuta non assolutamente. Ce l'ha. Tanto era forte in suo padre, tanto è praticamente inesistente in lui. Però mi ha giocato e segnato con la nazionale col padre in panchina a Trieste. Col padre, perché le storie di sport non hanno uguali. Questa è fantastica. Però mi ricordo che mi aveva raccontato che una volta, proprio forse in quell'occasione lì, vide arrivare uno in fronte e gli disse: noi dobbiamo essere parenti, vero? Perché vide uno che gli assomigliava troppo. Ecco, credo che il bello di poter raccontare delle storie che vanno indietro è di raccontare a giovani di oggi, che magari hanno qualche cosa in comune con queste storie, che c'è stato un patrimonio genetico e di sangue che è il motivo per cui loro sono così. E questo secondo me è il bello di raccontare lo sport attraverso gli uomini, dove segui un filo rosso che ha un senso, e quindi secondo me le storie che riescono meglio sono queste. Nel caso di Muhammad Ali è una storia particolarissima che non ha uguali, anche perché è stata sceneggiata da qualcuno che era molto ispirato, perché la storia di Muhammad Ali potrebbe andare nella direzione opposta almeno 30 volte, e invece per una serie di coincidenze va sempre dalla parte giusta. E il bello della vita è proprio questo, che non è esattamente, se abbiamo un destino, ok, ma nel periodo di interregno no, è veramente legato. Senti, stiamo per imboccare lo striscione dell'ultimo chilometro, perché poi ti daremo anche, ci sarà un finale con qualche sorpresa. Però regalaci tu qualcosa, almeno un prossimo Federico Buffa al quale stai lavorando, ce lo puoi anticipare,
o è una serie televisivo? Su Sky. No, non c'è, in questo momento non c'è. Ma stai già pensando a qualcosa che... No, che ma guarda intrigo. Che non è tanto così, sono loro che ti dicono che cosa vogliono. Ah. Poi tu puoi scegliere tra tre opzioni. E ti senti preparato su tutto? No, beh, chiaramente loro sanno che cioè, devono stare più o meno una cosa che io possa dire o raccontare. Per esempio, se capisse qualche cosa di rugby mi piacerebbe raccontare gli All Blacks, che sono una delle squadre più famose al mondo e vengono da un luogo... dall'altra parte del pianeta, però in tutto il mondo si sa chi sono gli All Blacks. Abbiamo alcuni appassionati di rugby, sì, che il rugby, apprezzano. Cioè il rugby dei neozelandesi è un'altra roba, però, completamente. Senti, ti faccio tre domande del tuo sport preferito. Voglio sapere nell'ordine chi vince l'Eurolega di basket, chi vince il campionato italiano e chi viene promosso dalla 2 in A1. Non ho sufficienti elementi. No, non ne so, veramente non lo so. Io so cosa vorrei augurarti nel terzo caso, ma te lo evito. Sto toccando ferro da un'ora, quindi non c'è un problema. Allora andiamo oltre oceano. Vorrei fare la domanda che ho fatto lo scorso anno a Flavio, indicandomi il suo pantheon dell'NBA. Io te ne chiedo uno per la stagione in corso: è Westbrook veramente la stella di massima grandezza dell'NBA o resta ancora un LeBron James piuttosto che uno Steve Curry il protagonista? Guarda, a parte il Milan, che non fu una questione di libero arbitrio, io sono tifoso del Milan perché mia madre... Non ti ho chiesto cosa ne pensi del Milan cinese, no, e non ti risponderei comunque. La parte del Milan, che proprio non ho avuto libero arbitrio, mia madre ha accettato di essere sposata da un tifoso del Genoa a condizione che abiurasse, quindi mia madre proprio sull'argomento non era trattabile. Io tendenzialmente sono sempre stato tifoso di gli altri, per esempio non un tifoso dell'Olimpia bensì della Pallacanestro Milano, cioè Mobil 4, sempre per quegli altri. Non tengo mai tenuto ai Lakers, sempre tenuto ai Clippers, che proprio questa qua è una scelta di campo, quindi io non voterei nessuno di questi nomi qua come miglior giocatore di questa stagione, ma voterei per il playmaker dei Boston Celtics, Isaiah Thomas. Perché l'ho visto giocare tante volte, tantissime volte, e ho sempre pensato che avesse qualche cosa di inspiegabile. È veramente piccino. È come io ero innamorato di Iverson, che nella sua vita non aveva mai tirato su un peso se non fosse la penna con cui scriveva, e che ha sempre vissuto l'antitesi dello sport come percepito nel mondo latino, cioè la scaltrezza, il furbo è ottenere un calcio di rigore simulando. Questo ragazzo qua era 1,78 e pesava 69 kg ed è andato al ferro tutta la sua carriera contro gente di 2,20 e 140 kg che lo riduceva in briciole ogni volta, e lui si è sempre rialzato e ha detto: guarda che torno, e torno. E ha passato come Michael Jordan ha passato la sua vita sopra il ferro, lui l'ha passata ad andarci perché non ci poteva andare sopra e tornare. E io non ho mai visto così tanto animo in un giocatore, tranne che in questo qua. Lo stesso principio, tira molto meglio di Iverson come tiratore, però è un giocatore che ti dice: io rappresento la cultura da cui provengo, io gioco come si giocava una volta, però c'ho la maglia della squadra più famosa degli Stati Uniti su, che è andata molto male negli ultimi anni, e lui ha ridato secondo me al pubblico un giocatore per cui valeva la pena di andare alla partita, perché aveva lo spirito di quelli degli anni 80. Secondo me l'MVP romantico di una stagione NBA è un giocatore così, premesso che comunque hanno vinto l'Easter College, sono sotto nei playoff. Gli è morta sua sorella per un incidente d'auto 3-4 giorni fa, lui ha giocato la sera stessa e ha fatto anche una partita di altissimo livello. Secondo me lo sport è al suo meglio quando ci sono queste storie. Senti, qua. Li accetti, Federico, prima degli applausi finali, li accetti un paio di regali da noi? Non so se siete pronti in regia, vi vedo abbastanza attenti, sì, perfetto. Primo regalo che ti facciamo è il trattamento che abbiamo riservato qualche settimana fa a quelle che ci avevano detto che era la Juventus del basket, che è venuta a Trieste, una squadra che forse avrai avuto modo di seguire, che si chiama Virtus Bologna. Possiamo vedere questi 100 secondi?
licenziato chi l'ha montato sto pezzo. Vabbè, abbiamo messo solo i canestri fatti. Il secondo, grazie. Non per me, ma il secondo regalo che ti voglio fare, possiamo alzarci in piedi e ringraziarti, te lo fa un giovanissimo collaboratore della nostra società, Sebastian Spada. E questa era... Ho letto la sua tesi sullo sport sovietico. Questa è la maglia con la quale abbiamo giocato la Coppa Italia, firmata da tutti i giocatori della Pallacanestro Trieste, come segno di riconoscimento per quello che hai dato al basket e che spero continuerai a dare a questa città. E c'è anche il Gagliardetto. Federico Buffa, grazie.